La stazione della metropolitana di Bergen Street è un punto nevralgico che collega due linee importanti della rete metropolitana di New York, la linea F e la linea G. Sono due linee che si intersecano appunto proprio su Bergen Street e che si diramano nella parte sottostante la Grande Mela e che vanno praticamente nelle zone partendo da Brooklyn fino al Queens. Nell'anno 2020, tanto così per un dato a caso, le persone che hanno transitato a Bergen Street sono più di 4 milioni. Ma nel 1990 la stazione di Bergen Street era completamente deserta, in disuso e in manutenzione, una manutenzione che è durata un gran bel po' di tempo e che ha ritardato la sua nuova funzionalità soltanto a partire dal 1993. Il 1993 era l'anno della vigilia dell'avvento di Rudolf Giuliani. Noi Rudolf Giuliani l'abbiamo conosciuto più nei tempi recenti per aver fatto parte della gang di Donald Trump e più per le sue gag che per fare politica. A partire dal 1994 in poi, Rudolfo Giuliani fu l'uomo che non solo diventò un simbolo della rinascita di New York, ma fu anche la persona che diminuì del ben 40% i crimini in tutta la città. This is what comes to many people's minds when they think of Bensonhurst, Brooklyn. Organized crime figures being gunned down in the streets. That's what happened to Carmine Varialli and Frank Santoro last Thursday on Bath Avenue in Bensonhurst. E proprio dalla stazione di Bergen Street parte la nostra storia, il film di cui vi parlerò questa sera. Prima di raccontarvi il video di oggi, vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti potete iscrivervi al mio canale premendo sul pulsantino iscriviti. Se volete essere sempre aggiornati sulle novità dei miei contenuti, cliccate anche sulla campanella che vedete qui. E se vi fa piacere, potete mettere un like al mio video e anche agli altri se vi piacciono. E adesso partiamo con il video di oggi. Sigla! A tutti gli effetti la nostra storia non comincia proprio a Bergen Street, la stazione della metropolitana di New York, del quartiere di Brooklyn, ricordiamoci, ma comincia con un panorama completamente diverso. Siamo in Vietnam, 1971, un gruppo di commilitoni, si ritrova improvvisamente attaccato dopo aver scherzato un po', chiacchiere da cameratismo, come giustamente è logico in quelle situazioni, quando a un certo punto succede un casino. Uno di questi commilitoni, il nostro protagonista, si perde e a un certo punto viene attaccato. Si risveglia improvvisamente in metropolitana e scende proprio a Bergen Street. Dopo aver visto un po' di cose strane sul treno, qualcosa di sospetto, soprattutto di malato, di rancido più che di sospettoso, scende alla sua stazione, che è Bergen Street. Il problema è che Bergen Street è chiusa, quindi lui prende una drastica decisione, che è quella di ripercorrere il binario, quindi passando nelle varie gallerie del treno, per raggiungere la stazione successiva e per uscire.
Durante la sua camminata sotterranea, un treno gli viene contro, ma quello che vede è assurdo. Ci sono delle persone, delle entità più che persone completamente scure, nere, che sono attaccate al finestrino e quando il treno sorpassa l'uomo che stava per essere anche investito da questo treno, l'ultima persona gli fa un curiosissimo saluto, come a dire benvenuto all'inferno, qui comincia il tuo incubo. In fin dei conti, l'incubo di Jacob Singer, il nostro protagonista interpretato da Tim Robbins, inizia proprio da qui. Il problema è uno solo, che l'incubo che sta vivendo Jacob Singer è un incubo dove lui non sta dormendo. Torna a casa, vediamo che frequenta una donna molto bella, si chiama Jezebel, è interpretata dalla compianta Elizabeth Peña, morta nel 2004 per complicazioni per droghe e alcol soprattutto, e convive con questa bella ragazza, sono anche colleghi, lavorano nello stesso ufficio postale. Jacob è un laureato in filosofia, lo chiamavano professore in Vietnam, ma lavora come un umile postino. In fin dei conti i reduci del Vietnam hanno avuto numerosissimi problemi per trovare lavori una volta tornati a casa, con tutti i problemi annessi eccetera. Jacob non è Rambo, che ha avuto problemi anche lui, ma è un uomo normale, è un qualunque. È quello che si potrebbe definire l'effettivo superuomo di Nietzsche. Ad un certo punto della storia, senza che vi stia a raccontare tutta la storia, lungi da me, non lo faccio mai, la vita di Jacob sembra prendere una piega completamente impazzita, perché lui si risveglia improvvisamente con un'altra donna, con dei bambini e soprattutto con l'amatissimo Gabe, che è interpretato da un giovanissimo e ancora sconosciuto Macaulay Culkin. Aveva da pochissimo lavorato in Io e Zio Buck, ma doveva ancora affrontare i botteghini per quanto riguarda il suo film migliore, e sappiamo tutti qual è. A mano che la storia va avanti, lo spettatore si ritrova davanti a quattro paesaggi differenti. Il primo sono gli incubi che Jacob vive ogni giorno, distaccandosi momentaneamente dalla realtà e poi ritornando. Ma una volta ritornato, una volta si ritrova nella vita con Jezebel, un'altra volta invece si ritrova con la sua numerosa famiglia e con la sua ex moglie Sara. Piano piano cominciamo a capire che la vita con la ex moglie è terminata da un pochettino e che quelli sono soltanto dei flashback. Piano piano cominciamo a capire che c'è stato qualche cosa con il suo figlioletto Gabe e allo stesso tempo capiamo che Jezebel fa parte del periodo più recente di Jacob. Gli incubi di Jacob aumentano sempre di più, le visioni che ha sono delle più disparate e la cosa che sorprende di più è questa fotografia patinata ma efficace, rancida, sporca, violenta nella sua naturalezza e che, mixandosi con le musiche di Maurice Jarre, un grande compositore piuttosto esotico ad Hollywood, diventa un tutt'uno, trasformando questa storia in un viaggio infernale malato, un viaggio della mente, un viaggio dove purtroppo è protagonista questo umile uomo che non ha fatto niente di male a nessuno. Il suo unico amico si chiama Luis ed è interpretato da Dani Aiello. Dani Aiello è un fisioterapista che lo aiuta ogni tanto a scrocchiargli la schiena, perché lui sente sempre questi forti dolori alla schiena. Che ci sia qualcosa di correlato con gli incubi che sta vivendo, questo lo capiamo piano piano. Però Luis è proprio l'angelo custode, e così si dichiara al suo paziente, a Jacob, al suo caro amico. Oltre al personaggio di Luis, iniziamo però a conoscere anche qualche altra persona.
Ci sono infatti alcuni ragazzi diventati ormai uomini che avvicinano Jacob. Queste persone sono proprio i suoi ex commilitoni e soprattutto Paul, interpretato da un grandissimo Pruitt Taylor Vince, è un attore che noi conosciamo soltanto di viso, in pochi conoscono realmente il suo nome, ma lo abbiamo visto in una miriade di film. Uno dei più belli è Identità di James Mangold del 2002, ma quest'anno compie... no, 2003, perché quest'anno compie 20 anni questo film, Identità, andatevelo a rivedere se potete. Pruitt Taylor Vince si avvicina e gli dice qualcosa non va, o gli incubi da tanto tempo. Jacob gli dice anche io soffro di questa cosa, che cosa ci sta succedendo? Probabilmente in Vietnam ci hanno dato qualche cosa. E qui spunta un'altra dimensione, un'ulteriore dimensione, cioè quella della ricerca di capire perché loro hanno queste visioni, non saranno soltanto loro due, e se c'è qualcosa di strettamente correlato con quello che è accaduto in Vietnam, proprio quel giorno dove c'è stato quel furioso attacco e dove sembrano tutte quante delle schegge impazzite questi commilitoni, dove si comportavano in maniera strana. Qualcosa era successo. La verità verrà a galla, ma purtroppo la ricerca si fermerà un po' prima, proprio per il motivo per cui Jacob dovrà prima affrontare i suoi demoni e trovare in un modo, diciamo, alternativo la pace. Over, Jay. Robbins è non solo capacissimo di interpretare questo stralunato, sperduto, drammatico personaggio che cerca anche a volte di stemperare il dramma con delle battute, magari quando è in coppia proprio con la sua Jezebel, la quale rappresenta un particolare personaggio della Bibbia, dato che tutto qui è strettamente correlato alla Bibbia e a un passaggio ben preciso, che è proprio la scala di Giacobbe, il titolo originale del film Jacob's Ladder, maledettamente trasformato in Italia con Allucinazione perversa, in quanto la distribuzione italiana doveva rifarsi un po' al grande successo di Attrazione fatale e anche un po' al futuro Proposta indecente, che poi sarà effettivamente quello il titolo, ma sarà soltanto un caso di fortuna, unendo così, mettendoci una allucinazione perversa, facendo pensare allo spettatore che oltre a delle visioni piuttosto orrorifiche, che si vedevano chiaramente in un corposo e importante trailer appunto del 1990, a cavallo con il 91, perché la distribuzione a noi è arrivata, se non sbaglio, a fine anno, a inizio 91, e in pratica dove tutto quanto cercava di rimandare a qualche cosa di erotico, un titolo che era totalmente fuorviante, di perverso non c'è praticamente nulla, c'è invece una moltitudine di allucinazioni, di visioni, di situazioni completamente strane, dove New York diventa inevitabilmente protagonista, una New York che prima del periodo di Rudolph Giuliani rappresentava un covo di criminali, molto sporca, sperduta, lasciata a sé, con i classici tombini che fumano, con queste situazioni di queste gang che appaiono e scompaiono, dove tutti quanti sembrano far parte di queste presenze demoniache, facendo gioco intorno al personaggio di Jacob, che si ritrova un po' come se fosse la vittima del torello, dove da una parte ci sono i demoni reali, che sono le persone che camminano per strada e che lo maltrattano e che se ne infischiano di lui. C'è la scena, ad esempio, quella con Babbo Natale che chiede l'elemosina al di fuori di un negozio e che lo corca di botte, una scena anche abbastanza assurda. E poi chiaramente i demoni, quelli delle visioni, che sono terrificanti. Non è stato utilizzato nessun effetto speciale, fra l'altro, in questo film, tutto maledettamente analogico, come piace a me, come piace a tanti di noi nostalgici. E non c'è CGI, ovviamente, era troppo presto, o comunque non c'erano tutti questi soldi per Adrian Lyne. Ricordiamoci soprattutto che il film è prodotto da due luminari come Mario Cassar e Andrew Vaina, che hanno prodotto La Qualunque, appunto, da Rambo fino a Basic Instinct, passando per Atto di Forza, eccetera eccetera eccetera, numerosissimi. Tutti quanti successoni. Poi la Carolco, la casa di produzione con la famosa C Blue Neon, è andata fallita nel 1995 dopo Corsari e Showgirls, due clamorosissimi flop.
Allucinazione perversa è l'ultima volta che dirò questo titolo, lo chiamerò da ora in poi Jacob's Ladder perché quello è il titolo, la scala di Giacobbe, la scala di Jacob, la scala di Jacopo. È un film di una bellezza unica, è un horror come non esistono altri, è un viaggio all'inferno, un viaggio della mente all'inferno che deve trovare la luce in fondo al tunnel. Un viaggio a pomiciare letteralmente con i demoni e con le nostre più recondite paure. Ci sono delle scene anche splatter, ma molto particolari, soprattutto quella della danza all'interno del party, della festa dove Jacob e Jezebel vengono invitati, c'è un ballo piuttosto erotico di Jezebel con una terza persona, questa terza persona pian piano inizia a trasformarsi e diventa un tutt'uno con la ragazza, fino a che poi succede una cosa completamente fuori di testa e lui, guardandola, probabilmente perché è soltanto una visione, impazzisce completamente. E poi c'è magari anche la scena con una specie di cartomante, una tizia che legge le mani, la linea delle mani, gli dice: guarda, dalla tua linea che vedo qui sulla tua mano tu sei morto, bello. Lui fa una battuta un po' anche da mandrillone, perché comunque era una bella donna di colore, e però lei gli fa un bel sorriso e finisce tutto quanto lì. È chiaro che quello non è soltanto una visione reale, c'è anche qualche altra cosa, ma spetta allo spettatore scoprirlo e dare la sua interpretazione a questo bellissimo film di Adrian Lyne. Adrian Lyne non ha diretto grandi film. Adrian Lyne io lo ricordo più per un film da stalker pazzo come Attrazione fatale e con Flashdance nel 1983, il resto è estremamente discutibile, tutta la sua carriera è estremamente discutibile, ma Allucinazione perversa, Jacob's Ladder, scusate l'ho richiamato Allucinazione perversa, Jacob's Ladder è un capolavoro, è un diamante, non è catalogabile, non è un film drammatico, ma lo è, non è un film thriller, ma lo è, non è un film horror, ma lo è, non è un film weird, ma lo è. Non è catalogabile, se dovessi dare un genere così dovrei dire drammatico barra orrore. È scritto da un tale che si chiamava Bruce Joel Rubin negli anni 70, appunto per andare a richiamare quel fattaccio del Vietnam che per tanti anni si è anche sospettato, tante altre persone, i vari complottisti eccetera, e che qualcosa di vero c'è stato anche effettivamente, ma anche al giorno d'oggi si dice che questi militari vengano drogati a loro insaputa con delle sostanze particolari per dare il massimo sul campo di battaglia. Le conseguenze qui Bruce Joel Rubin le ha chiaramente romanzate, le ha trasformate e le ha poi tutte quante riportate ad un singolo individuo che è il protagonista della nostra storia, che praticamente è un po' uno spettatore come noi e ci mostra tutto quanto il suo percorso per poi arrivare ad un finale che ovviamente non vi dirò qual è. Nel cast c'è spazio anche per due attori da noi conosciuti che hanno fatto parte di svariate pellicole sotto l'ala protettiva di Jerry Bruckheimer, sono Ving Rhames e Matt Craven. Li conosciamo perché li abbiamo visti in tante pellicole, appunto, non soltanto quelle firmate Jerry Bruckheimer, Michael Bay e quant'altro. Ving Rhames, ad esempio, lo vediamo nella saga di Mission Impossible nel ruolo di Luther, e che poi vedremo anche nel prossimo Death Reckoning che uscirà appunto fra qualche giorno nelle sale italiane, Mission Impossible 7. Matt Craven ne ha fatti tanti ruoli, ha recitato in Allarme Rosso, tanto uno per dire, diretto da Tony Scott e prodotto da Don Simpson e Jerry Bruckheimer nel 1995, film di guerra dove lui si faceva vedere chiaramente che era un ottimo caratterista e qui ha un ruolo molto importante. È un film pieno di simbolismi che rimanda tutto quanto al passaggio della Bibbia, appunto Jacob's Ladder, la scala di Jacopo, di Giacobbe. Un passaggio che dice le seguenti parole: Giacobbe fece un sogno, una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo, ed ecco gli angeli di Dio che salivano e scendevano su di essa. È soltanto un rimando alla parabola della Bibbia, dell'Antico Testamento, ma ci fa capire molto bene di cosa tratta praticamente la storia. Una battaglia involontaria di questo tizio, di questo Jacob, che vede davanti a sé angeli e demoni mischiarsi. Sarà proprio il personaggio di Lewis, appunto interpretato da Danny Aiello, che gli dirà che quello che vede non sono
altro che i demoni, e che per vedere gli angeli lui dovrà fare pace con la sua anima per tutto quello che è accaduto. Ma noi non sappiamo se questo è reale, se è un sogno, che cos'è realtà, che cosa non lo è. Noi sappiamo soltanto quello che vediamo. È come una corsa pazza sulle montagne russe, dove è un sali scendi di emozioni, dove entriamo in un ospedale e da un momento in cui ci troviamo in una sala ospedaliera ben tenuta, ripulita, con dei medici tutti quanti curati, si passa all'inferno più totale, come se facesse parte di quell'ospedale, un'ala dove lì vediamo veramente una scena molto disturbante, con, non ve lo posso nemmeno dire, se non l'avete visto vedetelo perché è una bomba. È una storia cupa, sgradevole, è una storia sporca, soprattutto per la sua fotografia, una fotografia di Jeffrey Kimball, un maestro della fotografia degli anni 80-90, e dove le musiche, l'inquietudine, a volte anche i semplici silenzi che fanno da colonna sonora sono strepitosi. Il risultato è quello dell'abbandono, del marcio, del rancido, del degrado, sia urbano sia quello di casa. C'è molto disordine anche all'interno delle case, non c'è una situazione di agio, c'è molto disagio. Grande suggestione il finale, dove poi si comincerà a capire come si delineerà la vita, il destino di Jacob Singer, ma non è tanto importante la destinazione, è il viaggio, un po' come sempre. Dopo tanti anni sono riuscito ad ottenere finalmente una versione fisica di questo film, oltre che andarlo a cercare in modi, diciamo, illegali. Finalmente sono riuscito a trovarlo, perché semplicemente perché io andavo a cercarlo su internet, ovviamente nelle videoteche nemmeno ci provavo, parliamo di una quindicina di anni fa, e su internet io lo trovavo a 40-50 euro il pezzo del DVD, un pezzo della Cecchigori. All'epoca il film era distribuito dalla Pentafilm, che vedeva le case di Cecchigori e Silvio Berlusconi unite insieme sotto questo marchio che ha distribuito un'infinità di film dal 1988 fino al 1993, anno della separazione delle due sottocase, la Silvio Berlusconi Communications e la Mario e Vittorio Cecchigori, dove poi l'ha avuta, ha avuto sicuramente la meglio all'inizio Cecchigori, e poi Berlusconi si è rifatto con la sua Medusa. La versione comunque sia è questa qui di Cecchigori, è una versione uscita abbastanza recentemente, e ci sono degli interessanti contenuti speciali all'interno, e più o meno sono tutti contenuti speciali che potete trovare anche sulla versione Blu-ray. Io all'epoca non avevo il lettore Blu-ray e avevo trovato questo. Oggi invece ho il lettore Blu-ray e quindi non vedo l'ora di comprarmi anche la versione in Blu-ray per vedere una qualità migliore. È un film che secondo me ogni tanto va visto, non è uno di quei film che una volta visto non ti va più di vederlo perché sai già tutto, sa come va a finire. È un film che deve essere studiato, ristudiato, rivisto, rielaborato, ridigerito, perché è talmente provante come visione che merita sicuramente di essere riproposta qualche tempo dopo. Dal singolo spettatore sicuramente non è un film da vedere con gli amici, perché è un film che ti tiene inchiodato alla poltrona, è un film che ti tiene completamente con gli occhi aperti e concentrato su quello che vedi. Non è un film che annoia, ma è sicuramente un film molto molto impegnativo. Lo consiglio maledettamente a tutti quanti voi. Ovviamente se riuscite a trovare la versione con scritto Jacob's Ladder è molto meglio di questo titolaccio qua, non ne possiamo più. Io sono Bella Ballò e adesso vado a prendere la metropolitana.